Bentornati ragazzi sul vostro canale di pittura preferito. Oggi partiremo con un nuovo tutorial e porteremo avanti Cypher, il personaggio che stavamo facendo lo scorso video. Questa volta ci concentreremo sul mantello, ma la parte esterna, una parte un po' logora, un mantello di un colore un po' difficile anche da realizzare perché è un avorio e quindi dove ci sono colori molto chiari, realizzare ovviamente la parte di ombreggiatore, l'ombreggiatore, diventa un po' complicato. Quindi andremo a vedere come realizzare le ombreggiature, le lumeggiature, dare volume e rendere ovviamente veritiero il nostro mantello, e in più vedremo come realizzare tutta la parte di mantello sporco che comunque questo personaggio ha. È un mantello un pochino sporco, appunto un po' logoro, quindi non dovrà essere dipinto in maniera precisa e in maniera pulita. È proprio questa la bellezza di questo personaggio. Bene, allora, prima di iniziare vi voglio ricordare innanzitutto di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, e mi potete contattare a tutti i miei account, quindi vi ricordo Instagram, mi potete trovare all'account k-painting- e ormai lo sappiamo tutti quanti, l'indirizzo mail è kpaintingstudio@gmail.com. Ultimissima cosa, e partiamo subito con la pittura, il modello ha già il viso fatto in maniera definitiva perché il mantello ovviamente copriva la testa e non potevo dipingere qualcosa fuori e poi qualcosa dentro. L'ottica di pittura corretta, almeno secondo me, è quella di dipingere le cose che sono, diciamo, dentro il modello e poi uscire piano piano, anche perché diventa poi complicato se non orientare col pennello, insomma si rischia di sporcare un pochino il tutto. Per i visi, una cosa importantissima, farò un video a breve più tecnico piuttosto che visivo, quindi ci sarà un video con spiegazioni chiare per tutti i vari passaggi e per quelli che sono eventualmente le tecniche da utilizzare per rendere un viso davvero 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 bello a vedersi e soprattutto veritiero, non cartone animato. Quindi non perdiamo più tempo, iniziamo subito il video e buona visione. Ciao. Allora, il modello attualmente è in questa fase. Il mantello è stato realizzato la parte interna, il viso come vedete è stato fatto seguendo una tecnica un po' particolare che poi vi farò vedere in un successivo video, e ho dato una mano abbastanza abbondante di fondo per quanto riguarda il mantello. Che cosa ho colorato e che cosa ho usato per il mantello? Bene, allora, io ho utilizzato questa gamma qua, che è la Game Color di Vallejo, e questo Bone White, quindi un bianco osso, che altro non è che un colore un pochino più denso rispetto a quelli classici, quindi i model color. Normalmente tutte le gamme game tendono ad avere un pigmento un pochino più pastoso e quindi la stesa per questi fondi va abbastanza bene. Ma veniamo, diciamo, a noi. Quindi che cosa si utilizzerà per fare colpi di luce, sfumature, tutto quello che dobbiamo fare? Beh, allora, il colore ovviamente, come vedete, è abbastanza tendente all'opaco, al bianco lo dobbiamo un attimino ravvivare. Quindi io utilizzerò per tutta la parte di ombreggiature e di ombre un pochino più forti, sono indeciso se usare un marrone con un viola o un marrone con un grigio, ma opterò probabilmente, sì, ho deciso, un bel marrone, e utilizzeremo questo. È un Bosch Chestnut, una sorta di color nocciolina per così capirsi, e un grigio vediamo, non tendente al verde, ma un grigio medio, nero grey, no, grigio. Utilizziamo un grigio come questo. Questo è anche un po' troppo forte. Usiamo questo nero, questo nicro grey, quindi un grigio scuro, ovviamente in piccolissime parti.
per fare una cosa intelligente per quanto riguarda, la sua telecamera un attimino, almeno vedrete meglio, per quanto riguarda la parte di invece ovviamente lumeggiature, qui purtroppo potrò utilizzare esclusivamente il bianco. Purtroppo, insomma, i colori vanno bene tutti quanti. Quindi, due mani, anche tre abbondanti di questo colore, questo bianco osso, poi la parte di ombreggiature, la parte di lumeggiature. Partiamo. Sicuramente non sarà una passeggiata, questo ve lo dico di già, perché purtroppo questo modello ha due fattori importanti. Primo, un'armatura nera, quindi l'armatura nera, per farla più chiara, per farla più scura, dovremo giocare di dettagli, quindi quello è il primo problema. Il secondo, un mantello bianco, che però poi sarà sporco. Quindi vedremo nel dettaglio come fare tutte queste piccole cose. Stendiamo colori e poi iniziamo. Allora, per non sapere né leggere né scrivere, oltre a quei colori che ho inserito, ho aggiunto anche questo. È un tan earth, è un grigio fango, per così dire, grigio tan, un marrone, che sarà praticamente il passaggio medio. Vi faccio vedere. È un passaggio medio tra il colore di base e l'ombreggiatura, quindi metteremo questo nel mezzo. Li ho anche distanziati in modo da avere questa triangolazione. Questo mi permette di gestire un cappellino meglio tutti, questo un pezzettino di colore, tutti i vari passaggi. Quindi questo è il nostro tan, il nostro invece marrone nocciolina e il nostro grigio. Allora, partiamo con questo pennello, sta un po' iniziando a morire secondo me, perché mi perde pezzi. Allora, un pochino di tan, un pochino di e otteniamo questa mescolanza media. Ok, andiamo a realizzare una cosa importante subito. Quindi nelle prime piegature del nostro mantello andrò un pochino a scurire. In questo momento appena appena. Qui sarà importante riuscire a seguire le varie piegature che il mantello fa. E a discutere, a ragionare su come lavora la luce all'interno di queste piccolissime piegature. Ora i colori della gamma Game tendono a essere un pochino duri e a seccare un po' velocemente, quindi ricordatevi di mettere l'acqua, se no vi trovate un po' in difficoltà. Questa zona qui non importa, perché tanto ci sarà una spada sopra, però qui laterale sì.
Andiamo un po'. Adesso riusciate a vederla bene. Questa. Qui dove ci sono le prime fessure, cercate di fare un lavorino un po' di fine perché ve lo ritrovate dopo. Sotto allora al cappuccio si aumenta un capellino, qui lo aumentiamo un capellino. Qui sotto, per essere omogenei, gli si ridà intanto questo e poi qua su uguale. Spostiamo un attimo la luce, sennò non ci vedo. Ok, come vedete in questo momento si creano delle linee, ok, delle strisce, tranquilli, tanto è la prima mandata, cercate anche qui però di dipingere verso la parte di ombra, cioè dovete cercare di mantenere la pennellata nella direzione dove volete lasciare il pigmento, ormai lo ripeto sempre, continuo a ripetervelo. Quindi anche qui, eventualmente, fare un lavoro così, secondo me è meglio. Adesso prima di continuare e di riandare un pochino di più sullo scuro, mi concentrerei invece un pochino più sul chiaro. Allora, con il colore di fondo, quindi il nostro colore osso per così dire, abbastanza morbido come colore, come tonalità, un pochino più del latte, più acquoso del latte, così va bene, rivado a riprendere la parte di luce. Cercando di trascinare il colore nella zona appunto di massima luminosità. A questo punto, se andate un pochino sopra, non vi preoccupate perché è fatto apposta, è acquoso il colore in questo momento. Serve proprio per riaggiustare un pochino le ombre di questo passaggio.
che le ombre vengano un pochino riaggiustate. Le piegature del vestito sembrano più naturali. Sempre morbidini, qui va bene così. In questa zona invece metterò un pochino di più qui la persistenza delle luci. Potete proprio giocare con le luci, quindi nella zona di interesse dove mandate, ricordatevi, la pennellata, dove la tirate, in gergo tecnico, avete fisicamente più luce in quella zona lì, quindi potete tranquillamente riaggiustarvi le ombre quante volte volete, come volete, ovviamente a patto che il colore sia, come ripeterò fino alla morte, morbido. Mi sono accorto che ho lasciato un piccolo dettaglio e lo correggiamo. Qua. Allora, già così il nostro mantello ha preso completamente un'altra immagine, un'altra forma, e io ho utilizzato per ora esclusivamente due colori, ok? Già è molto tridimensionale, diciamo. Ok, aumentiamo un capellino le ombre per ora. Io adesso ho fatto questa mescolanza qui utilizzando esclusivamente il mio color, faccio picchia il bianco. Ma non voglio tagliare niente, voglio che vediate tutto. Questo mio colore di mezzo io lo utilizzerò ora, così morbido, e mi servirà per fare le ombreggiature un pochino più forti. Sta parlando sempre di piccolissime tonalità, quindi color acquarello, per capirsi, questo così. E qui dove ho la piegatura maggiore posso andare dei flambici. Quello deve essere sempre accorso, eh? Questa parte qua definirà, scusatemi, in maniera importante tutte le varie piegature che il vostro mantello ha. Quindi non abbiate paura di usare un colore un pochino più forte rispetto a quello che stavate usando finora. Altrimenti poi il mantello risulterà privo di tridimensionalità. Le pieghe vi danno proprio l'idea di dove deve andare il colore, basta seguirle, vi dovete far proprio portare dalla piega, non dovete cercare di evitarla, la piega è dove va il colore.
vedete che si sta rafforzando l'ombra senza essere troppo invasiva, ma cercando di essere morbida in tutti i passaggi. E questo lo fate quando i colori che utilizzate sono compatibili tra di loro e soprattutto quando avete fatto una scala cromatica corretta. Quindi se partite da un verde, passate a un blu senza fare tutti quanti i colori medi, ovviamente la transazione sarà davvero brutta. Ora li metto a favore di telecamera. Qui, che c'è una transazione che non mi piace, con il colore di prima, quindi quello di mezzo, potete eventualmente riaggiustare. Le cose o si fanno bene o non si fanno. Ecco. Ultima parte, sempre con questo colore un pochino più forte, la zona qui del viso. Riaggiustiamo, che non ci piace. Smorzando un po'. E qui invece riandiamo un po' sullo scuro. Ho questo modello molto bello, ma una posa un po' infelice. Oh, adesso siamo a questo punto. Con il mio nocciola e un pochino di marrone otterrò un colore ancora più burro d'arachidi, per così dire, una cosa del genere, e andrò a ridipingere le parti di mantello che sono completamente scure. E quelle zone di estrema ombra
a patto che il colore sia ovviamente molto morbido, se no rischiamo di fare uno schifo. Questa zona qui invece deve essere un po' rafforzata con le ombre. Un po' di contouring male non fa. Contouring definisce il punto finale del nostro pezzo, quindi il mantello si incastra con la spada, si incastra con quello o quell'altro. Bene, il contouring è quella parte di zona atta a essere coperta con un colore nero, marrone scuro, quello che volete, per fare effettivamente una zona molto scura. Ed è quella poi alla fine che farà la differenza, perché un contouring fatto per bene è davvero bello. Qui, zona del mantello che non mi piace, con il colore di base, un po' acquerelloso, mi riprendo questa zona qui. Vedete? E con il colore di base posso andare a ripescarmi fuori le luci nelle zone che più mi piacciono. È un dare e un levare, un dare e un levare. Qui. Ok. Adesso siamo a questo livello qui. Dobbiamo fare un po' di luci. Li correggiamo qua che non mi piace. Luci, quindi con il mio avorio e un pochino di bianco creerò un avorio leggermente più chiaro. E potrò fare le mie zone di luce massima. Qui cerchiamo di lavorare con la parte, diciamo, più vicino alla punta del pennello, per dare a volte anche dei piccoli puntini che male non fanno, danno un effetto puntato, che è molto tessuto vero, ecco, un effetto tessuto. Poi, ovviamente, se il colore è morbido, anche la sfumatura risulterà morbida. Eh?
qui sopra ovviamente la capoccia dovremmo andare invece a ridipingerci un pochino più, di più, aiutandoci anche con le piegature del mio cappuccio. Parte anteriore ora con un pochino più di bianco nella mescolanza che abbiamo creato, andrò a realizzare le ultime parti di massima luce. Quindi qui, qui, qui. Zone qua dove c'è questa piegatura, qua dove c'è la spalla, questo mantello, e su questa puppina della spalla. Su quest'altra zona proprio centrale, e qua dietro dove ho le pieghe del mantello. Ecco qua, ma come vedete l'effetto è già molto bello. Adesso faremo una cosa un po' particolare, che è la seguente. Allora, e per fare questo devo prendere un pennello vecchio, devo prendere
il colore che ho preparato prima, quindi il grigio e il nero, e vi devo far vedere un segreto. Un attimino, preparo tutto e arrivo. Allora, il pennello vecchio non ce l'ho e dovrò fare un altro modo. Allora, mischiando il nostro marrone con il nostro grigio, rendendolo molto acquerellosi, otterrò un qualche cosa tipo questo, molto acquerello. Bene, adesso in tutte queste zone andrò a fare qui lì piccole punteggiature, che altro non è che lo sporco. Vedete, sto dando piccole pennellate, a volte un po' più precise, a volte un po' meno, per realizzare piccoli segni, come se fosse fango sporco. Meno sono ordinate, meglio è. Disordinate proprio, eh? Però disordinate, ma con criterio. Le gocce, una volta che le mettete, sono un po' incontrollabili, per così dire. Però se poi cercate di un minimo
gestirle, in qualche modo poi ritrovate un effetto un po' più naturale. In più vorrei provare a usare un effetto terra della MIG. No, questo ho paura che non faccia al caso nostro. No. No, preferisco non usare quella roba lì. No, 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 mi fermo subito. Eventualmente poi, con una leggera lavatura, devi anche iniziare un po' a riunificare alcune cose. Ecco qua, adesso invece con il nostro color di base, con il bianco, riaggiusterò i colpi di luce necessari per portare al termine questo modello. Quindi tutta la parte qui di buchetti, di qui, di qui. Un po' di contouring intorno all'ultima zona del mantello. Turning ravviva in maniera drastica appunto il contorno del nostro mantello. E continuiamo. Finisco di fare il contouring e torno da voi. Bene ragazzi, io ho fatto il contouring a tutta la, diciamo, la parte estrema del mantello e ho ridato il bianco qui dove ci sono questi piccoli diciamo buchini. Quindi quando date queste parti qua, quando fate queste parti qua, mi raccomando, poco colore e colpi precisi ma piccoli. Ed è esattamente come fare il lining fondamentalmente per le armature, quindi seguite la linea che ha il mantello in questo caso e arrivate a ricoprire tutte quante le zone.
quindi con il bianco estremo io ho realizzato un pochino più di colpi di luce in quella là, ma non troppi, perché sennò ovviamente il mantello poi risultava non reale. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia stato di aiuto, come tutti gli altri del resto. Se vi è piaciuto vi invito a mettere un like, vi ricordo i miei contatti, quindi mi potete trovare su Instagram all'account k-painting-studio, mi potete scrivere per i corsi, per tutto quello che sono eventualmente consigli o curiosità all'indirizzo mail kpaintingstudio@gmail.com. Ovviamente diffondete un pochino la voce del nostro canale, anzi del vostro canale di pittura preferito, per aumentare gli iscritti. Vedo tutti i giorni siete sempre di più, mi fa un estremo piacere, ma soprattutto per riuscire a comunicare con ogni pittore, più esperto, meno esperto, giovanissimo, vecchissimo, nuovo o eventualmente veterano, che questo bellissimo hobby si può fare davvero tutti e imparare qualche cosina ognuno di noi dall'altro. Quindi bene ragazzi, io vi lascio, buona pittura a tutti e ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Quindi rimanete sintonizzati sul canale, e ricordate di fleggare sulla campanellina, così almeno avete le notifiche tutte le volte che metteremo un nuovo video sul canale. A presto, ciao e buona pittura. Ciao ciao.